Teatro dell'Opera di Roma, sono appena atterrati a Brindisi, arrivati a Martina Franca 10 minuti fa, sono già pronti, si stanno riscaldando, preparandosi per fare il loro pezzo Arlésien, la coreografia di Roman Petit. Eccolo qui, uno dei più grandi ballerini italiani ed è pugliese doc 100%, e noi siamo orgogliosi di averlo qui a Martina Franca, Alessio Rezza. Rebecca Bianchi è stata nominata prima ballerina l'anno scorso al Teatro dell'Opera di Roma da Eleonora Bagnato, la direttrice dell'opera. Anche lei è appena arrivata, è considerata una delle più versatili e straordinarie ballerine italiane della nuova generazione. L'abbiamo vista all'opera in tantissimi spettacoli straordinari. Appena arrivata, si sta riscaldando
e sta per iniziare la prova di Arlesienne, la coreografia di Romain Petit. Grazie di essere qui. Grazie. Allora, noi siamo qui al gala di danza della scuola Rossella Brescia. È un gala di danza, non è un saggio di uno spettacolo di una scuola di danza normale, perché la scuola di danza Rossella Brescia porta alla città di Martina Franca delle eccellenze internazionali, porta delle personalità che molto spesso non riesci neanche a vedere in grandi teatri e che grazie a una serie di rapporti professionali basati sull'eccellenza riescono a convogliare qui a Martina Franca il top che c'è del mondo della danza. Ogni anno questa scuola ottiene dei successi sempre più grandi, allievi che vengono presi in scuole prestigiose come la Scala di Milano, dove è stata presa un'allieva della scuola di Rossella Brescia, l'Opera di Roma, concorsi vinti, più prestigiosi concorsi italiani, borse di studio in strutture internazionali, partecipazione a programmi di punta della televisione. Sono tutte opportunità che la Scuola di Danza Rossella Brescia offre al proprio territorio, opportunità che fanno sì che questo è un centro, un cuore pulsante culturale importantissimo per questa città. Allora, ragazze, questo è uno spettacolo, non pensate che sia un saggetto, sì, ci sta mamma e papà, immaginate che è gente che sta qui che non vi conosce, quindi dovete veramente farlo come un lavoro, ok? È il vostro primo lavoro, quindi stendere le punte, felicità, interpretazione, qualunque cosa di tutto ciò che fa parte della sfera professionale. Ok? Non pensate c'è mamma, no, cioè non c'è mamma, ci stanno le persone che hanno avuto la gioia di venire a teatro per vedervi e quindi dovete ricambiare questa gioia con tutto quello che avete studiato durante l'anno, ok? Nelle posizioni precise, stendete quei piedi, felicità, ok? In bocca al lupo a tutti.